sono i numeri di questa edizione, sono dei numeri che sono numeri importanti, che sono praticamente il segno che questa sarà sicuramente un'edizione che visterà il successo dell'anno scorso, che culminò con la medaglia della Presidenza della Repubblica per meriti culturali. Ecco, io voglio subito rompere il ghiaccio con il sindaco Michele De Lucia, al quale va comunque il nostro ringraziamento per aver riportato il Festival Appositano dopo 4 anni, e 3 anni. Voglio chiedere subito, 9 anni sono tanti. Che cosa è diventato il festival per Positano? È diventato, si può dire che è diventato un simbolo di Positano stessa? Ma io dico, innanzitutto 9 anni non sono tanti, ma speriamo di farne almeno altrettanti, per cui ci auguriamo che il teatro sia sempre più connotato con il territorio di Positano. Infatti io dico che oltre al mare, al nostro ambiente, Positano si sposa con il teatro e lo farà nei prossimi 14 anni e 14 giorni, proprio magnificamente facendo scoprire degli angoli di Positano ancora diversi da quelli già scoperti l'anno scorso, che sono state le nostre frazioni di Monte Pertusa e Nocera. Per cui credo e sono certo del successo di questa nona edizione e con il vulcanico e preciso direttore artistico Gerardo D'Andrea siamo già proiettati alla decima edizione, che poi è un numero che comincia ad essere numero più pieno. importante, per cui siamo già in fermento per le nuove edizioni. La seconda domanda viene spontanea, lei ha accennato alle location che vanno sempre di più aumentando, quest'anno ce ne sono due inedite, il sagrato della Chiesa Madre e la piazzetta della Chiesa Nuova. Ecco, c'è una chiara volontà di rappresentare non solo Positano e la parte bassa, che è quella più nota a tutti, ma anche le altre frazioni, di far conoscere Positano nel suo totale. Sì, come è successo l'anno scorso, anche quest'anno sviluppiamo Positano città verticale nel vero senso della parola, cioè partendo dall'alto per andare in basso. E con la piazzetta della Chiesa Nuova, sicuramente un altro luogo molto suggestivo, molto caratteristico e molto particolare del nostro paese, dove si avrà uno scenario diverso da quello della spiaggia, ma altrettanto capace di dare grossa soddisfazione agli artisti e di far conoscere un altro angolo della nostra meravigliosa Positano. Il tutto rigorosamente, abbiamo detto, ad alto tasso panoramico, e quindi quella è la cosa che non mancherà assolutamente in nessuno dei cinque teatri. A questo punto io passerei la parola al nostro direttore artistico, il quale sarà ben lieto di illustrare ed entrare nel vivo della rassegna. Prima però di cominciare a parlare della rassegna, io volevo dedicare un pensiero ad un amico che non c'è più. Fin dalla nascita, vale a dire nel 2001, Franco De Ciucciaris, critico straordinario, è stato vicino a Positano. Si divertiva e mi divertiva molto quando... Che stai combinando? No, Franco, volevo dire delle cose, ma dimmele una per volta, perché naturalmente lui era un uomo oltre alla cultura, aveva l'ordine della cultura. Ed era bellissimo potersi confrontare e parlare. Franco è stato colui che per la prima volta, qualche decennio fa, fece la prima recensione a un mio spettacolo, Leopoldo Mastelloni e io facevamo una cosa e lui ci recensì. E fu molto bella che lui ci prendeva in giro, perché l'edizione notturna del mattino uscì con Leo Mastelloni nei titoli. L'edizione quell'altra, non so quella che si faceva poi dopo la mattina, uscì
uscì con Leopoldo Mastelloni. Ecco, io sentivo questo bisogno, questo desiderio di dedicare questa apertura a Franco. Quanto ci manchi, e non ne parliamo, non fosse altro che riusciva a dirti delle cose critiche, belle, tranquille, documentate, sempre con un, è caso di dire, si parla di Positano con un alto tasso di panoramicità. Lui lo diceva con alto tasso di signorilità, le sue cose. E mi piace terminare questo piccolo pensiero, ma grande nel mio cuore, ma credo che sia anche nel vostro, dicendo quello che lui ha diceva sempre. No, non fate gli applausi ai funerali, anche che andate a fare, dite i pipì purrà. I pipì purrà. Ed ora veniamo. L'avete visto tutto quanto questo preziosissimo, nonché costosissimo depiano. Ragazzi, voi scherzate di questi tempi. Sono quattro colori, mi mando le fatture a casa. Visto? Dicevo, in questo programma la più parte degli spettacoli, specialmente per gli addetti ai lavori e attori e attrici e critici e via dicendo, sono spettacoli conosciuti. Allora io volevo incominciare a parlare prima invece di tre spettacoli che sono nati e che nasceranno grazie al contributo del Positano Teatro Festival Premio Annibale Uccello. Sono in ordine di rappresentazione, per carità, non vorrei che succedesse qualcosa. Core spezzato di Carmine Borrino con la regia dello stesso Carmine Borrino. Io ho letto il testo, è molto molto bello, non l'avevo preso. Non posso dire altro perché nessuno ha visto questo spettacolo. L'altro spettacolo che nasce con il contributo del Positano Teatro Festival è nell'ordine La madre di Bertolt Brecht, con Imma Villa protagonista e la regia di Carlo Cercello. Il testo lo conosciamo, io vidi tanti anni fa, e adesso dimostra ancora di essere più vecchio di tutti quanti, vidi un'edizione straordinaria fatta da Pupilla Maggio. Sicuramente Carlo farà qualcosa di diverso, ecco la regia di Calenda, sicuramente Carlo farà qualcosa di diverso, non v'è dubbio questo. Poi abbiamo il terzo, come diceva Shakespeare, last but not the least, che vedrà protagonista la mia carissima Antonella Morea, dolce, cara e affettuosa, in uno spettacolo che si chiama L'Incanto di Partenope. È un'occasione che abbiamo creato solo e solamente per dar modo che le stupende qualità vocali di Antonella venissero fuori. Non abbiamo seguito un ordine cronologico, come ci portava il sentimento, come ci dettava il sentimento, così noi andavamo a dire le nostre cose. Dovrò intervenire talvolta anch'io, ai voi, come successe per quella nostra cosa di Viviani, che facemmo 2 anni fa. E questo è il terzo spettacolo che viene prodotto. Poi vorrevo analizzare con calma gli altri, ma dicendo solo poche parole, perché sono spettacoli tutti conosciuti e tutti fatti da bravissimi attori e da bravissimi registi. Con Giovanna D'Arco, il Napoli Teatro Festival d'Italia ha fatto, non una joint venture, sono troppo piccolo per una joint venture, ha fatto un dono al Positano Teatro Festival di ben 2 spettacoli. Un dono significa a gratis, affinché le cose siano chiare. Questi doni hanno fatto sì che il Positano, la qualità crescesse ancora di più, ma soprattutto si potesse allungare, già che c'erano dei risparmi. E io questo l'ho molto amato. E sono stato io a scegliere gli spettacoli, sia Giovanna D'Arco con la regia di Cusco, sia assolutamente Ferito a morte con Mariano Rigillo.
proprio perché ho avuto Giovanna d'Arco, mi è frullata in testa una cosa, dico ma come si può fare meglio Giovanna d'Arco se non sul sagrato della Chiesa Madre di Positano? E questo mal me ne incorse, ma siamo riusciti ad arrivare in porto. Avere a che fare con le autorità, come dire, qui c'è dice sì, il presidio si è allontanato per una questione di interesse. Avere a che fare con le autorità amministrative e avere a che fare con le autorità religiose è una cosa che, se volete, vale a qualcuno, a un altro glielo, vi divertirete molto, avrete delle soddisfazioni. Naturalmente questa cosa che Luca aveva fatto un incendio, chi ha visto lo spettacolo, c'era un fondale che andava a fuoco. Io, avendo il campanile della Chiesa Madre Monumentale di Positano, ho deciso, quando uno è megalomane, è venuta una squadra con due camion e dalle 6 di domani mattina incominceranno a mettere luci per fare l'incendio del campanile. Il povero vice sindaco lo può dire, ha dovuto fare un contratto con l'Enel per farla avere, perché la robigliavano. E di questo io sono felice, come sono felice di ferito a morte. Spettacoli che ho scelto io, che non mi ha imposto nessuno, sono state delle mie scelte. Poi un'altra scelta del mio cuore, per carità, siete tutti amabili, vi voglio tutti bene, altrimenti non starete qui. Volevo spendere una parola per Gomorra, che non ha bisogno di nessun tipo di presentazione. È uno spettacolo sperimentato, uno spettacolo che va avanti come un treno. La Freccia Rossa va da sé, grazie naturalmente agli splendidi attori. E anche lì si sono dovute superare delle, come dire, difficoltà tecniche in particolar modo, perché essendo un teatro all'aperto, come tutti quelli che conoscono lo spettacolo, non c'è graticciato, non c'è nulla, cioè tu hai un meraviglioso cielo stellato di Positano, per cui chi ha visto lo spettacolo sa che ci sono delle costruzioni di tubi innocenti, bisogna superare delle determinate altezze. Io gliel'ho fatta superare, però i tecnici mi hanno detto che bisognava mettere delle ancore, comunque ripeto una volta. Per cui sono felice però di averlo avuto e di aver superato questa cosa. E fido molto. E so, il sindaco non me l'ha voluto far leggere, ma perché lo leggerà la sera di Gomorra, è arrivato un messaggio di Saviano al sindaco e a Positano, nel quale mi sarebbe piaciuto stare là, ma per ragioni che sappiamo è perfettamente inutile. Andiamo in ordine. Giovanna d'Arco però sarà preceduta da una cosa, una pazzaria che io ci tengo molto, perché là per la prima volta non ho perso la voce io, non ho litigato con nessuno. Non mi guardare strano, non ho litigato con nessuno, con nessuno. Ma non è vero, non ho litigato con nessuno. E se... Io ho visto un po' di scetticismo, non so. Io questo essere i miei più cari amici che dicono che sono sempre più cari. Io veramente, e si tratta questa follia che alle ore 18... Chi conosce Positano, c'è la piazzetta, uno dice piazza, immagino, la piazzetta dei mulini, un gioco meraviglioso, dove sosta un pullman. Di là partirà un carino, ho detto, una volta c'era il carro di Tespi che andava paese per paese, quartiere per quartiere, come dire, promozionando, guardate questo termine utile, promozionando lo spettacolo. Invece che cosa ho pensato io? Oggi il carro non c'è più, però c'è il carrello elettrico della cooperativa Porter di Positano. Per cui ho fatto montare lì sopra un duetto, un chitarrista classico molto bravo e un percussionista molto pazzo, con un attore che si chiama Pietro Pignatelli, in frac bianco tempestato di Swarovski. E ho chiesto a Enzo Moscato, che mi saluta e saluta il sindaco, perché sta registrando con Chalò, perciò non è più presente. Enzo, ho detto, mi scrivi una bella cosa, ha detto, sì, ti voglio fare proprio un bello omaggio per Positano.
dire che è una bella cosa che ha scritto Enzo mi sembra superfluo. Vi posso solamente dire che, ma che sei una zezzaria, camma, Enzo, fai che lo voto un basso di cinema, insomma. Enzo l'ha scritto. E questo attore dirà questo omaggio passando per le strade di Positano. Domenica, 6 del pomeriggio, fine luglio, principi d'agosto, tutta la gente che sale dal mare. Cosa succederà in quella piazza scendendo giù fino alla spiaggia? Io non lo so. E non contento, ho chiesto a Patti Schisa, dico signora, non è che potrebbe darmi 30 ballerine in tutù? La signora Patti Schisa, senza dire né a né altro né né bene, o intimorita forse dalla richiesta perché non sapeva, ecco, me le ha date e ci saranno 30 ballerine in tutù che precederanno il carretto e balleranno a tempo di tango con una t-shirt nera al Positano Teatro Festival, il logo del festival naturalmente, magliette che non sono in vendita, non se ne fanno questi gadget, non ce ne sono in vendita, solo per le ragazze sono state fatte, che balleranno e distribuiranno dei volantini, su cui c'è scritto tutto il programma e inviteranno la gente. Voglio anche dire come servizio, non vi impressionate, dice, ma come farò a scendere da Nocelle? Come farò a scendere da Monte Pertus? Per la prima volta nella storia, un'una, la mezzanotte lì, chi è stato l'anno scorso, ne può testimoniare, è partito da Nocelle. E io ringrazio la cooperativa per la mia gioia. E nella salita alle 8:20 sarà fatta una corsa bis. Ho detto bene, sindaco, una corsa bis. Per cui alla linea normale ci sarà un altro pullman bis che si piglia tutti quelli che vogliono andare là sopra e se li trasporta. Quello che l'hanno vistissimo, questo spettacolo. È un duo, credetemi, riesce a fare un blob con il peggio della musica italiana contemporanea, ma di una raffinatezza, di un'intelligenza, di un'ironia, riorchestrando tutto. Sono geniali. Un'operazione alla De Simone, però con la paccottiglia, proprio il peggio che ce l'ho. Orietta Berti Doce. E questi sono bellissimi. Ditegli sempre sì, e Gigi Savoia oramai e Maria Basile Scarpetta, che si sono, come si dice in gergo, appaltati Nocelle. A pieno titolo li vogliono lì sopra, e il sindaco dice con i comitati femminili dei vari rioni, è meglio guardatelo. Assolutamente. È meglio non contraddire. Ma perché di Dio? Tu conosci quelle signore straordinarie, lavoratrici che ti fanno trovare qualunque cosa, però quando hanno deciso di andare meglio, e io sono felice di accontentarmi. Compresi di fagiolini per Gerardo. Signori, lì si coltivano ancora i fagiolini, mi fanno l'insalata di fagiolini, però non quelli là che si vanno a comprare, quelli colti dal campo, pensa che raffinatezza. Andiamo velocemente. Sì, sì, però diletta, non fa come Cecilia l'anno passato. Abbiate pazienza, ma mi fate sempre parlare come il bambino. Ha detto di Rigore Spezzata, la serata del 6 sarà la serata della premiazione. Hai saltato, scusami. Radio Argo. Ti racconto il 10. È saltata una cosa importante, direi, no? I fanatici. Scusami. Quando io andai a vedere questo spettacolo, io già ho raccolto adesioni su larga scala di tifosi, dico solo questo. Sì, però voi sul tetto della casa non potete salire tutti insieme. Ci fate litigare, voi dovete stare in teatro. Per voi me ne fuggite. Il teatro tinto d'azzurro sarà. Non ti preoccupare. Perché con sta lì l'autore, il regista, con Juventus-Napoli 1-3, a un certo momento non sapendo dove metterli, avendo abbattuto lo steccato in fondo e il sindaco mi mandò 103 sedie in più dal comune, visto il disperato, cosa fecero questi disgraziati? Azzirarono il capo, dato che sono giovani, e si mettettero in coppa tutte una casa di ripetto con le bandiere in mano. E non avevamo due. E questa volta invece abbiamo l'epopea di Marle, come si chiama, Madonna mia? Racconto il 10 maggio. Che tutti i tifosi sanno, però è stata ben precificata l'epopea di Diego Armando Maradona, non bisogna dire altro. Poi c'è Radio Argo, un altro spettacolo che io ho amato moltissimo,
di Peppino Mazzotta, l'autore è Igor Esposito. Io non conosco Igor Esposito, non so se è qui presente. No, non c'è. Almeno fino a quando non c'è. Che cosa dire? Allora con rispettato, l'ho detto, la madre l'ho detto, con divertimento l'ho detto, e poi resta solo e solamente una cosa molto bella. L'ho detto, è dimostrato durante la premiazione, dopo la premiazione avremo il piacere di avere il sottosegretario della pubblica istruzione che ufficialmente ci dirà delle cose, siccome il professor Marco Rossidoria è una persona che io stimo moltissimo, ma penso che molti napoletani come me lo conosceranno anche. E resta infine una cosa che noi facciamo adesso per il secondo anno, cioè il teatro che verrà. Che cosa... Se ti sposti un momento, un attimo solo, ho un film che sta bene, ho fatto tutto un film. Ci sono lì giù sono questi giovani che attraverso questa selezione meravigliosa che fa la Corte della Formica, è un festival di corti teatrali della lunghezza di 20 minuti. Ma ci sta Gianmarco, c'è Gianmarco, esatto, magari c'è Gianmarco, chi meglio di Gianmarco potrebbe a questo punto intervenire. È un piacere perché diciamo che per il secondo anno abbiamo la possibilità di andare oltre i confini della nostra rassegna. Io sono 8 anni che organizzo la Corte della Formica e già dall'anno scorso Gerardo D'Andrea, che per il secondo anno, lo scorso anno è stato presidente della giuria, ha scelto 3 dei corti partecipanti nell'edizione appunto 2011 per portarli a Positano nel 2012 nella serata speciale, quella conclusiva, che si chiama appunto, certo, il teatro che bella. Abbiamo lì in fondo, appunto lì nominava i ragazzi che sono lì in fondo, che sono qualcosa più che dei ragazzi, sono ormai, stanno diventando il teatro, non c'è più il futuro remoto, è un futuro prossimo. Ma io mi chiedo solamente a un fatto e sono appunto Roberto Nicorelli e Flavio Buono, che sono rispettivamente regista ed autore di Operazione Erode, che è uno dei 3 corti che vedremo la sera del 10 maggio. Delizioso. Poi abbiamo... Ma la sera del 10 maggio? Del 10 maggio no, è il 10 agosto. Il 10 agosto? Ma il 10 agosto, certo, e però, ci ho messo la catena, certo, che noi abbiamo il piacere di avere qui al tavolo con noi chi sarà il testimonial di questa serata, che è appunto Patrizio Rispo, un attore che non ha bisogno di presentazioni, che appunto, abbiamo il piacere di avere come padrino testimonial di questi 3 corti teatrali. Un attimo prima di passare la parola a Patrizio, per il piacere di nominare gli altri 2 spettacoli naturalmente, che fanno parte di questa serata, che sono Crepacuore, delle Industrie Indipendenti, una compagnia di Roma diretto da Martina Ruggeri, che è uno spettacolo che è stato il vincitore della scorsa edizione della Corte della Formica, e poi Sketch and Scotch, che è uno spettacolo di clonerie e di mimo molto molto particolare e interessante, di cui i 2 interpreti hanno vinto il premio come migliore attore. E adesso la parola, il mio piacere di passare la parola a Patrizio Rispo, di cui abbiamo l'onore di avere la presenza per, come testimone di questa serata. Io vi ringrazio del premio, perché sono stato premiato, no? No, nel senso che ritengo un premio passare una serata con voi, perché molti amici scherzosamente mi dicono: ma tu sei dovunque, ma anche per venire stai dovunque. Ma questo non è dovuto alla vanità o a becero interesse monetario, che anzi non si paga ormai da nessuna parte, ma è semplicemente per generosità. Io ho tanti amici ai quali non sono venuto e spesso mi trovo in situazioni veramente che farei meglio ad evitare. Invece stare una serata a Positano in pieno fermento culturale, si sente dalla teatralità della sola presentazione che ha fatto Gerardo Andrea, quanto gusto, quanta voglia e quanta passione di scegliere cose e non fare da contenitore così alla bella e buona, per cui io ritengo veramente di essere stato premiato a passare una serata, così tanto che amiamo tutti, nel vero teatro, e qua c'è la testimonianza, ci sono il quanto di meglio offre i talenti della nostra terra, per cui grazie a voi. Sono sicuro che scoprirò cose interessanti, è carina anche l'idea, molto carina, molto interessante questa dei corti teatrali, per cui sarà un piacere stare con voi. Grazie. Diletta con me. Stavamo a Piazza Medea, a Medeo, lui lo scartò seduti al baretto di Piazza Medea. Sfaccettava la folla attorno, proprio così. Bellissimo, bellissimo questo acciaio e questo plexiglass. Io divento pazzo.
signori, questo è il premio Annibale Luciani. Non vi faccio vedere la targa, Luciano Correale dove sta? Ci sta, ci sta, ci sta. Ce l'ha chiusa in tasca perché sulla targa naturalmente c'è scritto il nome del vincitore, bisognerà abitare lì sopra. Perché se no è finita per gli amici della stampa, non saprete in modo da poter fare un'altra notizia. Noi abbiamo detto tutto, ora sicuramente ci serviranno qualche cosa davvero, amico mio dolce, ci servirete qualche cosa da bere, da mangiare. Pronti, pronti, pronti. Vado? Questa busta che è? La posta. No, volevo... c'è questa busta? Tutti i suoi avvisi. Gerardo, perdona. Volevo chiedere ai colleghi se c'è qualcuno che vuole rivolgere qualche domanda, se ha qualcuno ha qualche curiosità. I fondi sono tutti del comune di Positano, che regge meritoriamente questa iniziativa. Questa è un'altra delle cose che ci contraddistingue, l'intero costo della rassegna è sostenuto dal bilancio comunale. E quanto investite in questo merito? Ma diciamo che siamo intorno ai 100.000 euro. Complimenti. Ci tenevo a dire che c'è il servizio.